Poracci, insomma, è arrivato il caldo, quello vero, e se anche voi come me in questi giorni state giocando a The Last of Us Parte 2 su una PlayStation 4 versione base, è probabile che la vostra console stia emettendo dei rumori un tantino preoccupanti. Io personalmente mi sono spaventato tantissimo perché è indice che la console sta raggiungendo temperature troppo elevate e mi dispiacerebbe molto se mi abbandonasse proprio adesso in uno dei momenti cruciali dell'anno. Quindi ho deciso di fare una piccola guida tutorial per mostrarvi come smontare e pulire la console nel tentativo di rimediare a questo problema. Infatti sembra che per come è progettata PlayStation 4 la console tende a diventare una sorta di ricettacolo di polvere che si accumula all'interno della ventola e manda sotto eccessivo sforzo il sistema di raffreddamento, e da qui il rumore eccessivo che sentiamo. Tra l'altro è il primo modello e l'ho comprato mi sembra nel 2014 e non l'ho mai aperto, quindi in 6 anni posso solo immaginare quanta polvere possa aver accumulato la mia PlayStation 4 e sono molto curioso di scoprirlo insieme a voi. Prima di passare però a questa operazione chirurgica, mi raccomando, lo sapete, lasciate un like per supportarmi nella creazione di questi contenuti e, se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! Quindi poracci, ci apprestiamo ad aprire per la prima volta questa PS4 FAT, primo modello. Di cosa avremo bisogno? Sicuramente di una punta da cacciavite molto particolare che viene identificata come T9. E vi lascio in descrizione un link per acquistare una punta simile. È molto particolare, l'ho dovuta recuperare e per sicurezza ho anche preso dei cacciaviti invece un pochino più standard, che sono gli stessi che ho utilizzato nel tutorial insieme a ROX per cambiare la shell del Pro Controller della Switch e anche della dock della Nintendo Switch. Non si sa mai, potrebbero tornare utili. Poi ci servirà sicuramente dell'aria compressa per pulire per bene tutti quanti gli spazi, dei cotton fioc per andare a togliere la polvere proprio dentro la ventola, che è poi sostanzialmente il luogo dove si origina tutto il casino che sentiamo. Da smontare dovrebbe essere molto semplice. In realtà ci sono solo delle viti, 3 viti da togliere sul retro. Mettiamo la console sotto sopra. Le viti sono presenti sotto questi sticker e solo alzarli o rimuoverli invaliderà la garanzia, ma siccome la console ha, penso, più o meno 6 anni, non corriamo alcun rischio. Potete vedere che il tipo di vite è molto particolare, potreste aver bisogno di aiutarvi con un taglierino. Già solo togliere gli adesivi mi sta facendo sudare per farvi capire il caldo che fa in questo momento. Ci siamo. Ora, vi ricordo che la console in questo momento è sotto sopra, infatti per pulire il sistema di areazione basterà togliere soltanto la parte di sotto della scocca della console e quindi apprestiamoci a togliere queste viti. Come al solito il consiglio è quello di mettere in ordine tutte le viti che togliamo, così poi da essere facilitati quando andremo a fare l'operazione inversa. Io non sono di certo un asso del cacciavite, quindi ragazzi, se ci riesco io a fare queste cose, ci possono riuscire tutti. Ora che abbiamo tolto le viti, possiamo andare ad applicare un po' di forza per togliere la scocca. Non dovrebbe opporre troppa resistenza, non abbiate paura di forzarla un pochino. E si è staccata, perfetto. Sinceramente mi aspettavo molto di peggio, c'è un po' di polvere, sì, ma niente di grave. O almeno ho visto di peggio in vita mia. E ci apprestiamo subito a pulirla con un panno. No, effettivamente c'è parecchia roba. Il consiglio è quello di rimuovere la polvere con dei brevi getti. E ok, questa è andata. Poi, ora, le viti che dovremmo andare a rimuovere per alzare l'alimentazione sono in totale 5 e sono 2 classiche a croce, 1 e 2, mentre poi altre 3 come quelle che abbiamo visto all'esterno. Quindi con l'ausilio dell'altro cacciavite andiamo a rimuovere intanto queste 2 viti che sono protette
da questo triangolino di metallo e il consiglio è quello di sollevare con il cacciavite queste viti che sono belle profonde, tirarle fuori e ricordarsi la direzione in cui è posizionato questo triangolino, perché poi ovviamente dovremo rimetterlo nella stessa direzione. Entrambi i triangolini puntano verso l'interno della console. Togliamo anche il secondo, lo solleviamo con il cacciavite, togliamo il triangolino. E a questo punto andiamo a rimuovere invece le tre viti uguali a quelle che erano presenti sulla scocca esterna. Riprendiamo il nostro cacciavitone particolare. La prima è qua sul lato, la mettiamo qua. Andiamo a togliere la seconda che si trova alla stessa altezza, ma sul lato opposto. Eccola qui. E infine anche la terza, che è quella centrale, sul lato basso della console, nonché la quinta vite che tiene ferma l'unità dell'alimentazione. Ora, possiamo staccare l'alimentatore, però bisogna fare attenzione perché è connesso tramite questo connettore, che in realtà non ci sarà bisogno di staccarlo. Quindi facciamo leva, essendo la prima volta è normale che ci sia un po' di resistenza, ed ecco che abbiamo sfilato anche l'alimentazione. Ed eccoci qua, la appoggiamo senza staccare il connettore. Di polvere ce n'è un bel po', andiamo subito con l'aria compressa, sempre a piccoli, senza far volare via le viti. Bene, ora andiamo a pulire anche dove è posizionata l'alimentazione. E la ventola. Sta tirando fuori un bel po' di polvere. Questa, ragazzi, è la ventola che causa tutto il casino, nonché è l'unico sistema di raffreddamento della PlayStation 4, ed è per questo che quando è sotto sforzo si inizia a sentire un sacco di casino. Probabilmente il fatto che ci sia molta polvere aumenta la rumorosità, perché la ventola fatica ancora di più. Tra le ventole più larghe si può passare proprio un cotton fioc, che effettivamente ne stiamo prendendo un bel po'. Se non altro la facciamo un po' staccare e poi ripassiamo l'aria compressa. Vedete che il cotton fioc non ha reagito benissimo a questa pulizia. Dovrò pulire casa dopo aver pulito la PlayStation 4. Ah, per sicurezza, nel caso si fossero formate queste macchie di bagnato dettate dall'aria compressa, comunque prima di ricollegare la Play 4 vi consiglio di far assorbire tutte queste macchiette, non si sa mai. Mi sembra che la situazione adesso sia ottimale. Possiamo procedere alla richiusura del tutto. Andiamo a riposizionare l'alimentazione, inserendo bene il connettore all'interno della scocca. Ok, e rimettendo le tre viti particolari, quelle meno profonde. Eccoci qua, questa è la prima. E ok. Andiamo a riposizionare le viti con i triangoloni. Ecco la prima. Bella profonda, prendiamo il secondo triangolo, posizioniamolo come era posizionato quando l'abbiamo rimosso e inseriamo anche l'altra vite. Bene, siamo pronti per rimettere la scocca esterna. Prima gli diamo
una pulita finale. Andiamo quindi ad appoggiare la scocca esterna inserendola, partendo prima dal lato dell'accensione della console e poi avvicinandola al retro. Abbastanza semplice. Quando sarà allineata con i fori delle tre viti, possiamo reinserirle. Beh ragazzi, quindi come avete visto il processo di apertura, pulizia e richiusura della PlayStation 4 primo modello non è assolutamente difficile. Dovremmo aver rimediato un po' alla rumorosità durante le sessioni di gioco più intensive, soprattutto con questo caldo, e nella speranza che la PlayStation 4 Fat non mi scoppi cercando di giocare a The Last of Us Parte 2, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se questo tutorial vi è tornato utile e soprattutto se vorreste vedere altri video del genere. Io sono il Poro Michele, senza polvere, ciao!